Ha inizio la cerimonia di passaggio di consegne del comandante della Capitaneria di Porto di Imperia tra il capitano di fregata Marco Parascandolo, cedente, ed il capitano di fregata Giuseppe Semeraro, accettante. Fa ingresso sul luogo della cerimonia il gonfalone del comune di Imperia. Schieramento, attenti! Attenti! Fa ingresso sul luogo della cerimonia il gonfalone della provincia di Imperia, decorato di medaglia d'oro al valor militare. Elemento, attenti! Micchetto, attenti! Onori al gonfalone della provincia di Imperia, medaglia d'oro al valor militare. Micchetto, presentati. Fa ingresso sul luogo della cerimonia il direttore marittimo della Liguria, ammiraglio ispettore Nicola Carlone, accompagnato dal comandante della Capitaneria di Porto di Imperia, capitano di fregata Marco Parascandolo, e dal capitano di fregata Giuseppe Semeraro. Attenti! Micchetto, attenti! Onori al direttore marittimo della Liguria! Micchetto, presentati! Prende la parola il capo del compartimento marittimo e comandante del porto di Imperia, capitano di fregata Marco Parascandolo. Attenti! Attenti! Comandante, dia pure il riposo, grazie. Elemento, riposo! Micchetto, riposo! Onorevole, signor prefetto della provincia, signor direttore marittimo della Liguria, signor sindaco del comune di Imperia, autorità civili, militari e religiose tutte, rappresentanze ANMI e delle associazioni combattentistiche d'arma, gentili ospiti,
È difficile trattenere per me la forte emozione di questi attimi che condensano 22 mesi intensi di comando nel compartimento marittimo di Imperia. Grazie immensamente per essere intervenuti qui oggi così numerosi in questa bella giornata a testimoniare ancora una volta la vostra intima vicinanza alla Capitaneria di Porto, che ne testimonia ancora una volta più il radicamento nel tessuto sociale dell'imperiese. Ho cercato di perseguire, in linea con l'eredità preziosa ricevuta, il contatto diretto non solo con gli amministratori della cosa pubblica, ma anche e soprattutto con gli utenti diretti del mare, cercando di assicurare in ogni momento una concreta disponibilità verso la risoluzione delle numerose e non facili problematiche che mi venivano prospettate. Ricordo sin da subito le sinergie messe in campo all'inizio del mio comando con l'amministrazione comunale di Imperia e la società concessionaria del porto per risolvere in sicurezza il problema della strada di accesso del porto turistico, che ha poi dato il via al completamento dei nuovi locali dei mezzi nautici dei corpi dello Stato e alla conseguente approvazione della pianificazione di security portuale. La completata restituzione alla cittadinanza di tutto il piazzale di Calata Anselmi è una realtà. Il recupero dei parcheggi interrati in uno con la revisione dei confini del porto turistico costituiscono un obiettivo importante per restituire definitiva completezza a questo importante scalo diportistico. Non posso peraltro non ricordare le ore trascorse in sala operativa durante gli eventi occorsi a cavallo dei mesi di settembre e ottobre del 2018. Dapprima l'inquinamento derivante dal sinistro al largo di Capo Corso, fronteggiato sin da subito da un imponente assetto italo-francese, al monitoraggio e al contenimento dei cui effetti hanno contribuito senza risparmio tutte le unità navali della Guardia Costiera di Imperia e Sanremo e il rimorchiatore Ugo Casa. Quella notte della mareggiata del 29 ottobre, le cui avvisaglie erano già state intuite qualche giorno prima con lo spostamento di unità e il rafforzamento degli ormeggi, in cui le comunicazioni si intersecavano frenetiche, constatare tangibilmente quanto la comunità portuale si sia compattata in un unico agire. Ormeggiatori, piloti, pescatori, marittimi, tutti insieme al personale della Capitaneria di Porto per fronteggiare decine di casi di rotture di ormeggi delle unità che fortunatamente non hanno avuto conseguenze tragiche. La diga foranea del porto di Oneglia è l'emblema di quella notte, ma ritornerà presto al suo originario assetto. Proprio Oneglia, coltivando la sua multivocazionalità, ha visto nel 2018 una moderata ripresa dei traffici dopo il tramonto definitivo dell'agroalimentare. Possiede banchine pubbliche con fondali sufficienti ad intercettare in totale sicurezza nuovi flussi di traffico. I recenti rilievi speditivi condotti nel canale di accesso al porto incoraggiano la necessità di completare quanto prima i circa 200 metri di profilo di banchina a levante dell'avamporto, che aggiungendosi ai quelli esistenti potrebbero conferire visione organica alla possibilità di sviluppare concretamente le vie del mare non solo dal punto di vista turistico. In questo assetto la Capitaneria di Porto saprà assicurare quel ruolo di garante assoluto degli usi civili del mare in seno ad una equilibrata rivisitazione del piano regolatore portuale che non può più essere differita. Ho potuto percepire in questo periodo una forte esigenza del territorio di proiettarsi definitivamente senza timore con iniziative di vario tipo verso il mare aperto, che qui assume un valore simbolico fondamentale per essere il vero cuore del santuario dei cetacei. Mi piace ricordare le numerose iniziative di divulgazione ambientale che la Guardia Costiera di Imperia ha tenuto soprattutto presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, portate avanti insieme alla dottoressa Airoldi dell'Istituto Tetis nell'ambito dell'iniziativa Cetacei Fai Attenzione, che ha acceso definitivamente la luce su un'opportunità importante per lo sviluppo turistico di questo lembo di litorale da coltivare però con estrema cura. Non meno importanti l'iniziativa SOS Sicurezza e Sostenibilità curata con l'associazione Informare, attraverso la quale è stato stilato un vademecum molto intuitivo per la sicurezza delle immersioni in mare e la sostenibilità ambientale, che verrà distribuito capillarmente presso gli stabilimenti e i circoli nautici della zona. Cambiare il modo di guardare le cose è possibile, ma uno sviluppo che non sia sostenibile e in sicurezza non ha senso. Il rientro ad Imperia dopo 4 anni di assenza di una motovedetta ogni tempo Charlie Papa 882 nel giugno 2018, completamente ammodernata nella strumentazione tecnica,
costituisce un ulteriore valore aggiunto per la sicurezza e salvaguardia della vita umana in mare in questo tratto di costa. All'amico Giuseppe Semeraro, che ha condiviso questi intensi giorni di passaggio di consegne, lascio queste importanti sensazioni, ma soprattutto una meravigliosa squadra di uomini e di donne, certo che procederai deciso verso le crescenti sfide che ti attendono. Sono giunto quindi al termine di questo mio percorso nel Ponente Ligure. Dopo il servizio di prima nomina qui ad Imperia e il comando ad Alassio, ritorno dopo Trieste nel nord-est d'Italia, a Venezia, quale caposervizio polizia marittimo e contenzioso. E sono grato per questo al comandante generale del Corpo delle Capitanerie, l'ammiraglio Pettorino, per avermi dato questa importante opportunità. Porterò però per sempre Imperia nel cuore, perché è qui che mi sono formato agli inizi come ufficiale del Corpo. Qui manterrò legami molto forti con la mia famiglia. Desidero quindi ringraziare sentitamente l'ammiraglio comandante generale e l'ammiraglio Carlone, che mi hanno sempre sostenuto in ogni frangente, anche quelli più difficili. Ringrazio il prefetto Intini e il prefetto Tizzano, il procuratore Lari e il procuratore aggiunto Pradella, i colleghi delle forze dell'ordine e delle forze armate tutte, che mi hanno onorato del loro incondizionato sostegno oltre che della loro preziosa amicizia, le eccellenze reverendissime Borghetti e Suette e il clero della diocesi, i sindaci di Imperia, Scaiola e Capacci e i sindaci dei comuni del litorale tutto, i dirigenti e i funzionari delle amministrazioni con cui ci siamo ogni giorno confrontati concretamente sulle pratiche da risolvere, le associazioni dei marinai d'Italia, le associazioni d'arma oggi intervenute con le quali abbiamo convissuto e condiviso i nostri valori comuni, tutti gli operatori portuali, i sodalizi nautici e le associazioni balneari di categoria, i colleghi e amici delle capitanerie della Liguria, oggi presenti per l'aiuto e i preziosi suggerimenti, gli amici e i colleghi di una volta, gli ex colleghi, perché quello che siamo noi lo dobbiamo al sacrificio e alla dedizione di chi ha operato nel passato. Un pensiero sentito rivolgo ai miei comandanti in seconda, Burlando e Peluso, che senza soluzione di continuità mi hanno sorretto con tutte le loro forze. E infine ai miei uomini e donne dei 7 uffici marittimi della provincia, vi ringrazio con tutto me stesso e vi porterò per sempre nella mente e nel mio cuore, ad uno, per aver condiviso con me giornate di difficile e intenso lavoro, ma di grandi soddisfazioni, riuscendo comunque a stemperare sempre le tensioni in momenti di fraterna vicinanza. A tutta la mia famiglia, a Cristina e a Matteo, rivolgo un abbraccio fortissimo, chiedendo scusa per il tempo che a loro non ho dedicato. Viva la Capitaneria di Porto d'Imperia, viva la Guardia Costiera, viva la Marina, viva l'Italia! Ora inizio la cerimonia di riconoscimento del capitano di fregata Giuseppe Semeraro, quale nuovo capo del compartimento marittimo e comandante del porto di Imperia. Ecco, attenti! Attenti! Presentata, riconoscerete voi il capitano di fregata Giuseppe Semeraro, quale capo del compartimento marittimo di Imperia e comandante del porto di Imperia. Thank you.
Ricchetto, fianco, arco. Prende la parola il capo del compartimento marittimo e comandante del porto di Imperia, capitano di fregata Giuseppe Semeraro. Grazie comandante, dia pure il riposo. Onorevole, signor prefetto, signor direttore marittimo, signor sindaco del comune di Imperia, autorità militari, civili e religiose, rappresentanze dell'ANMI e delle associazioni combattentistiche e d'arma qui schierate, gentili ospiti ed amici. Rivolgo innanzitutto a voi il mio più sentito e sincero saluto, ringraziandovi per la calorosa partecipazione a questa cerimonia. La vostra presenza, così nutrita e qualificata, ne conferisce vero pregio, esaltandone i valori e gli ideali per affermare in maniera tangibile lo stretto legame che esiste in questo territorio tra autorità marittima, collettività e le altre istituzioni. Al profondo significato che assume l'odierno passaggio di consegne, intendo ancorare il sentimento di personale gratitudine da offrire sincero e forte al signor Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, per avermi concesso il privilegio di guidare questo prestigioso compartimento, ma anche al Direttore Marittimo della Liguria, ammiraglio ispettore Nicola Carlone, che ringrazio per aver voluto presenziare a questa cerimonia. A lei, ammiraglio, assicuro lealtà, piena condivisione e fedeltà di intenti nell'esecuzione delle linee di indirizzo in essere e future, ma anche tutto l'impegno e lo spirito di servizio necessari per il puntuale perseguimento degli obiettivi istituzionali. Ed è con la consapevolezza dell'importanza dei compiti così affidatemi e con la responsabilità sentita e matura di servire le comunità locali, l'utenza portuale e quanti nel mare e dal mare operano e traggono sostentamento che desidero condividere con voi l'orgoglio di questo momento, consapevole di dover operare in continuità con i comandanti che mi hanno preceduto per il bene della collettività, al massimo delle mie possibilità e di farlo grazie al valido ed instancabile sostegno dell'equipaggio di questa capitaneria di porto, uomini e donne preparati e partecipi della loro missione. A voi chiederò di continuare ad operare con lo stesso impegno, dedizione e serietà nello spirito di quella cultura del servizio che il cittadino, l'utente e la comunità tutta si aspetta da noi, per mantenere l'autorità marittima al centro di ogni attività legata al mare e continuare a dare risposte a tutte le questioni inerenti al soccorso in mare, il patrimonio costiero, la proprietà e l'armamento navale, il diporto nautico, la pesca e l'ambiente. In tutto ciò auspico che l'unione di intenti con le locali amministrazioni civiche, con le varie associazioni di categoria e con l'intero cluster marittimo prosegua nei mesi a venire con la consueta responsabilità, nel rispetto reciproco di ruoli e funzioni, in modo da raggiungere sempre soluzioni condivise, in grado di contemperare le esigenze di sviluppo del sistema marittimo, demaniale e portuale, e quelle di crescita economica e produttiva del territorio, con le imprescindibili esigenze di sicurezza e di tutela dell'ecosistema marino e costiero, assicurando in questo quella disponibilità a tutto tondo che la Capitaneria di Porto d'Imperia e gli uffici marittimi da questa dipendenti hanno sempre offerto e continueranno ad offrire. Stessa disponibilità e medesimo impegno che confermo nei confronti dell'autorità giudiziaria, delle forze dell'ordine e delle forze di polizia, militari e civili del territorio, per tutte quelle attività congiunte che si reputeranno necessarie per rendere una pronta ed efficace risposta all'utenza ed accrescere il senso di fiducia e di prossimità tra cittadini ed istituzioni. All'amico e collega Marco Parascandolo, che ha comandato questa struttura e che tanto ha fatto per confermarne ed elevarne l'immagine e la funzionalità,
sicuro di interpretare i sentimenti di tutti gli uomini e le donne di questa capitaneria di porto, rivolgo l'auspicio di raggiungere ogni più desiderato successo nel prosieguo di carriera. Certo che in questo godrà anche dell'esperienza maturata nello splendido territorio imperiese. Assumo l'incarico in un momento delicato, nel pieno di un'ormai avviata stagione estiva, ereditando da te, Marco, un comando di altissimo livello ed efficienza, che costituirà per me un ulteriore motivo per continuare sulla scia di una rotta già tracciata, nel segno della continuità, del dialogo interistituzionale, dell'orgoglio di profonda appartenenza al corpo delle capitanerie di porto, guardia costiera, e della valorizzazione delle preziose virtù che in esso sono riposte. Permettetemi in questo giorno di accomunare in un sincero abbraccio anche gli amici, quelli veri, quelli di cui porto con me l'amicizia e l'affetto che indissolubilmente mi lega a loro. Ed un accorato ringraziamento, consentitemi di rivolgerlo anche a tutte le persone care che mi hanno sinora sostenuto, alla mia famiglia innanzitutto, mia moglie e i miei figli, che con incondizionato amore e tanto sacrificio da sempre condividono la gioia, la passione e la fatica del lavoro che quotidianamente svolgo. Ed un ringraziamento sento di rivolgerlo anche a mia madre e mio padre, che mi hanno iniziato la vita e che adesso ne continuano a vedere i frutti. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Viva la Capitaneria di Porto Imperia, viva il Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, viva la Marina, viva l'Italia. Prende la parola il direttore marittimo della Liguria, ammiraglio ispettore Nicola Carlone. Comandante, dia pure riposo. Innanzitutto un saluto all'onorevole Di Muro, ma saluto anche a tutte le autorità civili, militari e le associazioni combattentistiche d'arma. Saluto anche i gentili ospiti che hanno voluto essere presenti in un momento particolare, particolarmente sentito nella carriera di un militare. La cessione e l'assunzione di un comando è il momento in cui si tirano le somme, ma è anche il momento in cui si inizia un nuovo percorso. Comandante, caro Parascandolo, al termine del tuo mandato ti confermo la mia piena soddisfazione per come ha svolto il tuo ruolo di comandante, un ruolo che spesso ci trova a dover decidere da soli e a governare con decisione gli uomini e le donne che sono insieme a noi in questo meraviglioso corpo, le capitanerie di porto guardia costiera. Hai sempre operato con serenità, pacatezza e professionalità, infondendo quella sicurezza necessaria al governo del proprio equipaggio. La presenza delle numerose autorità, dei colleghi delle forze di polizia, delle forze armate, delle amministrazioni sono la palese risposta dell'eccellente lavoro svolto su questo meraviglioso territorio del Ponente Ligure. Mi piace ricordare le attività connesse alla risposta al rischio di inquinamento a seguito della collisione tra le navi Ulisse e Virginia. Non meno importante l'impulso alle attività a tutela dell'ambiente marino e delle splendide acque del Mar Ligure. Infine, voglio ricordare le numerose attività a tutela dei mammiferi di questo meraviglioso santuario dei cetacei. E non ultimo, le attività svolte quella notte del 29 ottobre che ha visto tutta la costa ligure soffrire e insieme ai servizi tecnonautici e tutti gli operatori poter intervenire a tutela del nostro territorio. Ora, caro Marco, ti accingi a raggiungere il Levante dell'Italia, dove sono sicuro che saprai ben figurare come hai fatto qui. Comandante Semeraro, auguro di condurre questa nave e questo equipaggio con sapiente mano, assicurando sin d'ora il pieno supporto della direzione marittima della Liguria. La responsabilità del comando è il momento più alto nella carriera di un ufficiale e per questo è necessario esprimere le migliori qualità che un uomo e una donna che veste questa divisa possiede, ma sono sicuro che lei, Semeraro, saprà esprimerle. Un anziano ammiraglio mi disse quali dovrebbero essere le doti di un buon comando. E io vorrei trasferirle anche a te: equilibrio, buon senso, umiltà e anche un pizzico di fortuna. Auguro ad entrambi venti più favorevoli nel vostro prossimo percorso e non dimenticate, noi siamo al servizio di una comunità che vive, lavora e gioisce sul mare e nel mare. Permettetemi un ricordo anche a tutti coloro che oggi hanno lasciato questa terra per servizio. E chiudo con viva la Capitaneria di Porto di Imperia, viva le Capitanerie di Porto Guardia Costiera, viva la Marina, viva l'Italia.
il direttore marittimo della Liguria, ammiraglio ispettore Nicola Carlone, accompagnato dal comandante della Capitaneria di Porto, capitano di fregata Giuseppe Semeraro, e dal capitano di fregata Marco Parascandolo, lascia il luogo della cerimonia. Onori al direttore marittimo della Liguria! Gonfalone della provincia di Imperia, decorato di medaglia d'oro al valor militare, lascia il luogo della cerimonia. Momento, attenti! Picchetto, attenti! Onori al gonfalone della provincia di Imperia, decorato di medaglia d'oro al valor militare. Picchetto, presentato. Il gonfalone del comune di Imperia lascia il luogo della cerimonia. Attenti! Attenti!